Quest'anno siamo arrivati alla 13ª edizione della ricerca Green Social and Ethical Funds in Europe, redatta da VGO in collaborazione con Morningstar. Il panorama che abbiamo fotografato è positivo perché le masse gestite a livello europeo in totale dai fondi retail, quindi rivolti a investitori non istituzionali, sono arrivate a 108 miliardi di euro, con una crescita rispetto all'anno scorso del 14%, distribuiti su 922 fondi. Quindi si tratta di dati che confermano in qualche modo la ripresa del trend positivo che avevamo già visto abbozzato l'anno precedente. Nel complesso, quello che vediamo è che c'è stato un rinnovato interesse verso le allocazioni sui fondi principalmente azionari, che oggi sono al 54% degli asset gestiti, ancora lontani dai livelli pre-crisi, però questo è già un segnale positivo di un rinnovato interesse verso appunto l'investimento azionario. Speriamo che questo lasci spazio anche a maggiore interventismo da parte dei fondi, con delle attività di engagement e dialogo attivo con le imprese. Anche per quanto riguarda il mercato italiano, le figure sono positive, nel senso che siamo arrivati a 2,3 miliardi di asset gestiti in 12 fondi. Si tratta di cifre piccole a livello europeo, però comunque anche queste sono in crescita rispetto all'anno scorso, quando gli asset gestiti si fermavano a 2 miliardi. I paesi più rilevanti per masse sono sempre la Francia, che conferma il suo primato di mercato ormai molto maturo e avviato per quanto riguarda l'investimento socialmente responsabile anche tra gli investitori retail, appunto, e poi a seguire altri mercati che già conosciamo, come il Regno Unito e i paesi nordici, che vantano una lunga tradizione per quanto riguarda l'investimento. Sarai.